Buongiorno e benvenuti anche oggi all'incontro di Oltre la Tela, conversazioni sulla pittura. Oggi è l'ultimo incontro e quindi chiudiamo questo cerchio di dialoghi insieme a Anthony Molino, psicoanalista e autore del libro Oltre la Tela, conversazioni sulla pittura, e Luca Caglironi, anche lui psicoanalista, psicoterapeuta e fondatore dello spazio d'arte Castello 925 a Venezia. Oggi abbiamo la speciale partecipazione di chi ha scritto invece l'introduzione del libro Oltre la Tela, quindi Rosita Lappi, che è anche la dottoressa Rosita Lappi, che è anche direttore della rivista Aracne. Con noi parteciperanno gli artisti Silvia Infranco e Vincenzo Scolomero. Lascio la parola alla dottoressa Rosita e auguro a tutti un buon ascolto. Grazie, grazie Tania, grazie dell'invito, sono molto contenta di essere qui con voi. Diciamo, presento questa nostra conversazione perché mi ritengo un po' l'artefice iniziale del lavoro che poi ha portato, della collaborazione che poi ha portato al libro. Sono una psicoanalista. E sono sempre stata interessata all'arte e ad un certo punto mi sono sentita proprio un bisogno forte, impellente di entrare nel mondo dell'arte e portare un contributo anche operativo. Nel 2011, nel 2009, ho aperto una piccolissima galleria espositiva a Rimini attraverso un'associazione culturale. E facevo delle conversazioni, proponevo degli incontri con artisti, con studiosi, e da questa iniziativa poi è nata la rivista Aracne, una rivista online, una rivista scientifica online. Sono ormai 10 anni che la rivista pubblica articoli multiculturali che si rifanno naturalmente inizialmente all'arte, ma che poi dialogano con altre scienze, altre culture, è sempre importante però lo sguardo psicoanalitico. Io conoscevo Anthony Molino, siamo colleghi di una società scientifica psicoanalitica e nel 2015 ci siamo rincontrati confrontandoci con questo interesse e da lì è nata un'iniziativa che è una delle più importanti della rivista, la creazione di una rubrica dedicata all'arte che si chiama Raccordi e che Anthony Molino ha onorato con bellissimi articoli. Alcuni di questi articoli sono poi confluiti nel libro Oltre la tela, di cui ho scritto la prefazione. Per me è stato un piacere enorme scrivere questo articolo perché mi ha portato nella passione del fare arte col mio sguardo, che è un po' ingenua, diciamo così, perché non sono sono un po' outsider rispetto agli studi sull'arte, ma molto, molto attenta ai fenomeni anche proprio creativi, soprattutto legati allo stato mentale. E di questi, forse quello che mi ha attirato di più è l'uso del tempo, il tempo vissuto nella creazione artistica, che io definirei un tempo sospeso, proprio perché quando l'artista, ma tutte le persone creative che lavorano in modo intellettuale e creativo, entrano in una dimensione temporale che è del tutto autonoma, soggettiva, quasi impermeabile all'esterno e dove avvengono dei fatti mentali che poi portano, nel caso degli artisti, a realizzare le loro opere. Questo tempo lo definirei anche come il tempo dell'inquietudine fertile. Perché come si potrà vedere, leggere dalle pagine del libro Oltre la tela, proprio il tratto
molto comune, diffuso, segnalato dagli artisti, è quello di una creatività proprio inquieta, che si appoggia alle cose, agli oggetti, ai materiali che deve lavorare, alle idee, nel farsi poi fertile operatività. Ed è un tempo che esce dalla contemporaneità per entrare nel tempo storico, perché si ricollega poi alla storia dell'arte, di cui l'artista fa parte nella propria contemporaneità. Ecco. Lascio la parola anche agli altri, ho piacere eventualmente di intervenire successivamente. Grazie Rosita, grazie Tania e grazie anche ovviamente a Luca e Silvia e Vincenzo. Io vorrei, nel ringraziarvi, riprendere questa dimensione, questo elemento del tempo. Tra i 7 artisti presenti nel libro, Vincenzo e Silvia più di ogni altro credo si misurano in maniera, come dire, questa parola dell'inquietudine mi piace, c'è una consapevolezza della dimensione anche filosofica del tempo, c'è la sensazione del dramma, oserei dire, del passaggio del tempo con cui si misurano ambedue. Silvia, senza, ci prenderebbe troppo tempo rileggere le pagine di Silvia, dove documenta con una minuzia, con un'attenzione il processo proprio elaborativo delle sue opere e di quanto, non solo di quanto tempo ci voglia, ma invocando persino Goethe, le metamorfosi del tempo, ci sensibilizza ai processi anche naturali, riferibili ai supporti e alle materie che lei sceglie, quali la cera, il legno, le carte, l'immersione delle carte nell'acqua, l'erosione, le tracce, le impronte sulla cera. Il tempo è onnipresente nel lavoro di Silvia. Con Vincenzo invece c'è forse una dimensione ad un tempo mitico, penso al ciclo della declinante ombra e il richiamo suo al mito di Orfeo e di Euridice, alla perdita, che non soltanto dell'amata, ma in un certo senso è anche una riflessione sull'impossibilità di recuperare qualcosa o qualcuno di perduto. E nel lavoro di Vincenzo c'è, attraverso le velature di cui lui parla a livello tecnico, c'è un processo di una tensione, di un passaggio, un ripassaggio, un ripassare ancora, che è anch'esso nella realizzazione delle opere non è una riflessione, è un'indiretta comunicazione anche circa il tempo del lavoro dell'artista, che noi fruitori raramente apprezziamo. Per cui darei la parola a Vincenzo e Silvia e poi puoi invitare un commento di Luca sulla scia delle parole degli artisti. Silvia, se vuoi iniziare tu. Sì, eccomi. Sì, hai colto un sacco di aspetti, direi, molto importanti, insomma, nella mia ricerca. Ho parlato sicuramente tu molto meglio di quello che posso dire io rispetto a questa tematica, che come tu del tempo, che come tu hai detto sicuramente è molto pervasiva nella mia ricerca, sia dal punto di vista più prettamente tecnico, processuale di realizzazione, sia anche sotto l'aspetto concettuale.
come abbiamo avuto modo, insomma, di dirci, di raccontarci durante le nostre conversazioni, sono molto appunto affascinata da questa tematica, dalla tematica della memoria, del decorso temporale, inteso come, direi, come l'osservazione. Insomma, trovo molto affascinante osservare come differenti superfici, differenti corpi, prevalentemente organiche, prevalentemente organici, possono rispondere a questo decorso temporale che io nella mia pratica in qualche modo cerco di simulare, di rappresentare attraverso una rete, reiterando il processo di intervento che faccio sulla superficie, nel senso che provo in questa maniera a sottoporla, ovviamente in qualche modo simulando appunto un processo che avrebbe dei ritmi molto più dilatati, cosa si verifica, cosa si determina e come questo decorso, questo incedere e questa azione di elementi esterni sul supporto determina una mutazione del supporto, determina un suo cambiamento continuo e perenne, in qualche modo un incedere ciclico e sempre, secondo me, nuovo, rinnovato, sempre che ci restituisce delle immagini o comunque delle impressioni differenti, ma in questa, secondo me, costante diversità che si sostanzia, è in qualche modo sempre percepibile una sorta di unità formale, una sorta appunto, quello che mi piace chiamare impronta originaria, insomma, impronta mnemonica, quindi come un pochino se il tempo si relazionasse appunto con il corpo, con la materia, innescando un cambiamento costante, ma in qualche modo che non è mai dissonante, cioè sempre armonico, non so come dire, l'evoluzione questo. Poi, come hai detto tu, cioè, nel libro abbiamo avuto modo, cioè, adesso, al di là delle parole, dei concetti, io trovo molto interessante proprio l'approccio empirico, quindi proprio l'osservare come tecnicamente, come materialmente appunto la superficie, l'opera risponde a queste azioni esterne, insomma. Vincenzo. Vincenzo, il muto. Ecco, scusate, non riuscivo a Ecco. togliere il muto del microfono. Allora, un caro saluto a tutti, grazie per avermi invitato. Estremamente interessante questo momento di approfondimento, questo ulteriore momento di approfondimento dopo quello scorso con Anthony per la preparazione dell'intervista che poi appunto forma insieme alle altre il libro. Il tema del tempo, il riferimento al tempo, è bellissimo, bellissimo argomento. Mi vengono in mente una moltitudine di riferimenti per parlare di questo. Cerco di individuare i percorsi principali. La questione del tempo, non è data solo dalla sedimentazione e dallo sviluppo dei materiali, dalla questione pratica, no? Empirica, dell'organizzazione della superficie. Ma la questione del tempo, come avete sottolineato, è una questione che fa riferimento ad un percorso complesso, ad un percorso che si sviluppa nel tempo e si sviluppa nel tempo appunto non solo attraverso il linguaggio, la sovrapposizione dei linguaggi e delle forme, si sviluppa nel tempo attraverso la sedimentazione
di una riflessione, e di contenuti che poi alla fine acquisiscono la loro si condensano e permettono lo sviluppo del lavoro. È vero, io mi circondo nello studio di tantissimi elementi catalizzatori, no? Che non sono dei riferimenti di natura morte, possono essere ramoscelli, pezzi di intonaco, pietre, oggetti senza nessun valore, senza nessuna dimensione eroica, e servono solo come elementi catalizzatori, perché la questione del tempo è legata alla questione della poesia, è legata alla questione dell'emozione e dell'emozionarsi. È necessario creare una situazione in cui appunto quello che viene acquisito nella quotidianità, nel tempo, lungo il tempo, attraverso l'approfondimento, attraverso gli stimoli che vengono dati da diversi linguaggi artistici, può diventare, può condensarsi su una superficie, no? Questo quindi è un riferimento che parla poi della formazione dell'artista, del mio modo di operare, della mia formazione, che è una formazione che mi vede come pittore in una dimensione ibrida, però forse questo esce fuori un po' dal discorso, una dimensione ibrida tra astrazione e figurazione, una dimensione che si nutre di altri linguaggi per poter poi operare. E questo nutrirsi di altri linguaggi, della riflessione sulla musica, della lettura della poesia, e tutto quello che parla del bello determina il percorso di costruzione temporale del momento in cui poi la pittura si fa avanti e diventa espressione di un'idea, di un tentativo di comunicazione. Quindi la questione del tempo è una questione legata proprio alla pratica quotidiana, no? Parlavamo di liturgia nelle precedenti conversazioni, parlavamo di liturgia come di preparazione al momento costruttivo, e questa preparazione io la trovo anche nell'ascolto della musica, nella lettura della poesia. Ed è questo formarsi di un insieme di elementi che si sviluppano temporalmente, che permettono poi la realizzazione dell'immagine. Quindi il tempo come sedimentazione interiore e sedimentazione del linguaggio che si sviluppa. Ecco, voi vedete dietro un'opera piuttosto grande dedicata ad un compositore scomparso del secolo scorso, Luigi IX, che è data da una sovrapposizione continua di velature per creare una dimensione, per creare una superficie che sia una superficie che riporta in qualche modo il flusso continuo della composizione dell'Azzurro Silenzio di Luigi IX, ed è data però dall'ascolto dell'opera, dalla lettura dei suoi testi, dall'approfondimento e quindi da una questione di sviluppo temporale. Spero di non essere stato confuso. No, va benissimo. Luca, mi sa che ti hanno spianato la strada in maniera ammirabile. Me l'hanno forse più che spianata, nel senso che sono stati entrambi molto, molto evocativi, ed ovviamente il tema del tempo ci caratterizza talmente tanto che non può che assorbirci, ecco, completamente. Quindi è ovvio che quando adesso Vincenzo diceva di sentirsi, prendevo qualche nota, cioè come un artista un po' ibrido, mi faceva venire in mente che forse di fatto anche oggi il fatto che noi ci troviamo a parlare di una operazione artistica o del momento creativo attraverso diversi punti di vista è anche questo una sorta di ibridizzazione, come tentativo estremo di poter cogliere, no, quello che fin dall'inizio dicevamo nei nostri incontri, di poter cogliere probabilmente quello che non si può cogliere, ma che si può soltanto quasi in maniera asintotica pensare di tendere, no, in qualche modo a
raggiungere sia nel discorso e sia attraverso l'operazione dell'arte. È ovvio che alcuni elementi sia nel discorso di Silvia e sia nel discorso di Vincenzo mi colpivano, ed era per quanto riguarda adesso Vincenzo, visto che è l'ultimo che ha parlato, era quando il suo intervento sulla liturgia, ecco, il rapporto con il rito, cioè il rito come elemento, come tentativo di fermare il tempo, no? Cala ritu, e c'è qualcosa che mi portava anche alle mie vecchie, diciamo così, studi del sanscrito, nella ritualità, no? Nella ritualità anche così precisa della liturgia del Veda, accompagnata, adesso stavo pensando, anche dai canti. E questa sorta di ibridizzazione mi ha fatto pensare anche adesso all'osservazione di Vincenzo della sua vicinanza con la musica. Quindi come se, no, da più vertici si tentasse di avvicinare sempre questo momento che ci sfugge. E questo vale anche per il suo, secondo me, per il suo vivere continuamente la cesura fra l'aspetto figurativo e l'aspetto astratto, come un confine sempre mobile, no? Come se fosse rappresentativo di un elemento transitivo, continuativo nel suo lavoro. Altri potrebbero essere ovviamente le associazioni, magari mi riservo di continuare il discorso. E ecco, con Silvia, il titolo che avete dato, come tu poi Tony sai, lo trovo particolarmente adatto quando parla di memorie del labirinto. Il labirinto è una figura di cui l'etimologia chiaramente sfugge, e questo ci aiuta, nel senso che ci ritorna al fatto che qualcosa continuamente sfugge, e ci riporta quell'espressione che mi è molto cara, ho scritto anche in un articolo citandola, che dal labirinto, e mi pare che anche Silvia ne parli, non si torna mai indietro, ma si esce trasformati. Cioè dal labirinto si può soltanto uscire trasformati, aggiungerei adesso, dall'incontro col Minotauro, che potrebbe essere a livello evocativo nostro l'incontro con le nostre parti inconsce, l'incontro con lo sconosciuto, che con quell'altro che è dentro di noi. Comunque, rimanendo, ecco, all'immagine del labirinto, è proprio questo aspetto di trasformazione che trovo particolarmente collegato anche con l'uso del materiale di cui Silvia ci ha parlato, una sorta di segno del tempo sulla materia, che è la cera. La cera che si presta nella sua aspetto trasformativo, Silvia parla della cera e anche dell'uso dell'acqua, come elemento trasformativo, quindi questo labirinto di cera in continua trasformazione, che a un certo punto si deve coagulare, no? E si coagula in un'opera. Ecco, ecco, quindi queste sono le prime osservazioni che, dal mio punto di vista, differenziano ed uniscono i lavori artistici di cui stiamo parlando oggi, anche se non posso non evidenziare che si produce arte, e mi pare Vincenzo nella sua intervista dicesse, e poi soltanto dopo arrivano le parole. Ecco, forse noi siamo a quel punto lì, no? Cioè adesso noi stiamo lavorando con le parole rispetto a un processo artistico che è già avvenuto, e quindi, no, le parole adesso tentano di afferrare, no, un altro registro comunicativo. Io mi fermerei e restituirei la parola a Tony per ulteriori suggerimenti. Luca, mi fa venire in mente il bel contributo di Carlo Vanoni alla quarta di copertina, quando dice: oltre la tela non c'è il buio e neppure il mistero, oltre la tela c'è sempre la parola. E forse siamo a quel punto, e io vorrei invitare Vincenzo e Silvia, e poi riporterei Rosita nella conversazione. E, dalle vostre riflessioni mi hanno colpito due cose. Silvia, sembra che nel tuo lavoro, e l'hai detto esplicitamente,
l'artista che simula la natura e i processi naturali. E lo dico in maniera proprio da una posizione di umile rispetto, ma che coraggio! Abbiamo bisogno di un artista che attraverso la sua arte, attraverso l'artefatto, il prodotto, tra virgolette, parola che non mi piace per niente, però attraverso il prodotto artistico che deve rammentare ad una collettività che esistono dei processi naturali da cui ci siamo estraniati. È lei che replica in un processo di creazione quello di cui ci siamo dimenticati, quello che non vediamo più, quello da cui ci siamo allontanati. E Vincenzo, tu hai usato una parolina di sfuggito che però è stracarico, ed è la parola bello. E tra gli artisti del libro, Vincenzo forse è quello che più, anche qui uso la parola con coraggio, si misura sfacciatamente con il bello, e con un lavoro, con una dedizione, con un progetto di non perdere di vista quell'elemento che fino ad un secolo fa nessuno metteva in dubbio fosse in un qualche modo associato all'arte, forse a Van Gogh. Però il bello, poi cosa succede? A distanza di un secolo Van Gogh è bello, per il suo tempo non era per niente bello come Cézanne. Vincenzo invece lo recupera, a proposito del tempo, nel presente si occupa anche di un progetto riferibile al bello, magari sfidando anche certa critica che potrebbe Vincenzo darti dell'esteta. E credo che questi due aspetti diversissimi del vostro lavoro però abbiano ambedue a che fare col coraggio. Quindi ridò la parola a Silvia e poi a Vincenzo su questi aspetti idiomatici ed idiosincratici del loro lavoro. Silvia. Sì, hai avuto delle parole molto belle, anzi, grazie insomma per questo pensiero che hai rispetto alla pratica. Io, guarda, sinceramente, rispetto a appunto tutta la tematica dell'osservazione della natura, in qualche modo della simulazione, hai detto tu prima, comunque tentativo in qualche modo di riprodurre rispetto a quello che vado a realizzare. Penso che io sia portata a questo, penso un po' in tutti gli artisti, comunque in generale tutte le persone, rispetto alla realtà in cui ci troviamo immersi, perché rispondiamo un pochino a delle... abbiamo delle sensibilità differenti, delle attrazioni differenti, o comunque in qualche modo sicuramente anche nella pratica artistica, magari anche sicuramente nella mia, penso ci sia questo aspetto, in qualche modo c'è una dimensione anche un pochino taumaturgica, se vogliamo, un pochino per rispondere alla necessità di andare a scandagliare, o comunque di dar voce o ascolto a delle dimensioni che in qualche modo generano uno stato di inquietudine, o comunque generano degli interrogativi piuttosto che delle curiosità. Ecco, io ad esempio tutto il rapporto che già facevamo prima rispetto al tempo, al decorso temporale, al sedimento, sicuramente penso che in parte sia anche la risposta ad un, se vogliamo,
no, paura, però comunque alla necessità comunque di in qualche modo di rifuggire o comunque di trovare, di credere o comunque di riuscire a percepire nella realtà che vivo, il fatto che non si va verso l'annientamento del tutto, cioè comunque questo incedere, questa costante appunto evoluzione naturale, organica, insomma di tutti gli esseri umani, animali, vegetali che dir si voglia, e che quindi inevitabilmente ci conduce verso la fine, insomma, della vita, comunque dell'esistenza, non si risolve in una perdita di tutto, quindi una perdita di fili conduttori, comunque di matrici, di accadimenti, di sostanze che in qualche modo invece secondo me possono costituire nell'incedere umano, personale mio sicuramente, una forma anche di rassicurazione, insomma, di rassicurazione rispetto al contesto in cui tutti noi ci troviamo inseriti, e penso che comunque la vita, secondo molteplici aspetti, la vita naturale, l'evoluzione naturale, dimostri questa comunione di accadimenti, e quindi questa unità, e quindi questa mancanza di reale rarefazione, comunque di annientamento del tutto, in un sacco di dinamiche proprio evolutive di esistenti, vita e morte. Questo appunto risponde fortemente, mi affascina molto, e in qualche modo sicuramente ha anche diciamo, una valenza, come ho detto, traumaturgica. Grazie Silvia. Vincenzo. Eccomi. Allora, comincio con una citazione che farà, penso, molto piacere al veneziano Luca Caldironi. Joseph Brodsky, in un piccolo volumetto che si intitola Un capolavoro, Fondamento degli incurabili, a un certo punto dice questo, dice: l'occhio è la parte più periferica del nostro corpo. E il suo ruolo è quello di difenderci, lui dice, dall'ostilità del mondo, io direi dalla complessità del mondo. E lo fa attraverso lo sguardo, sul bello. Lui ovviamente si riferisce a Venezia. E poi aggiunge, l'apollo del belvedere non può farci del male, così come non può morderci un cagnolino di Vittore Carpaccio. Ecco, questo è il bello. Il bello è nella poesia, il bello è nell'adagietto della Quinta Sinfonia di Mahler, diretto da Rubinstein. Il bello è nella poesia delle semplici cose, come nella scena della busta di carta bianca che vola davanti a un muro di mattoni rosso del film American Beauty di Sam Mendes. Il bello è questo, noi dobbiamo cercare di mirare a questo, se no siamo assolutamente inutili. Che dobbiamo fare altrimenti? Cosa c'è da fare? Io con i miei studenti insisto nel dire: dovete essere estremi. Non dovete accontentarvi, dovete essere estremi e dovete radicarvi in un'idea, e nel radicarsi in un'idea ritorna anche il concetto del tempo, il concetto della progressione attraverso la lettura, attraverso lo studio, attraverso l'approfondimento. Bisogna emozionare ed emozionarsi. Ecco, questo per me è il bello. Il bello è la poesia. Il bello è la poesia che ci circonda. Hansel Kiefer, il famoso artista tedesco contemporaneo, dice: io sono un pittore, sono uno scultore, sono un artista, e solo nell'arte credo, e solo l'arte può difendermi. E poi aggiunge: la poesia è l'unica realtà, è l'unica dimensione, e continua: io mi lego alla poesia come ad una boa in mezzo al mare aperto, e nuoto tra una boa e l'altra per sopravvivere. Quindi la poesia per me è l'unico momento alla quale mi posso appigliare. La poesia è il bello, questo per me è il concetto del bello, è il tentativo che uno deve percorrere. Rosita, mi sembra che Vincenzo e Silvia facciano un bel preludio per un tuo commento.
qualcosa di materiale, la concretezza delle cose, perché la visione si esprime, si appoggia sul mondo reale. Io sono stata sempre molto interessata a questo. Guardando le persone che conversano oggi, vedo che tutti noi siamo nel proprio studio, immagino, no? Di solito dietro di noi ci sono i libri, invece dietro i due artisti ci sono le loro opere. Vedo anche una chitarra appoggiata sulla parete nello studio di Silvio Infranco, mi sembra così, vero? Ecco, mi sono un po' distratta nel guardare gli studi e ho pensato che il mondo che ci accompagna, per noi quello della parola scritta, della parola meditata, della letteratura, è un mondo diverso da quello degli artisti. Quello degli artisti è ancora più completo e più complesso perché, come diceva Vincenzo, si nutre anche del pensiero, della riflessione, della parola parlata e scritta, la parola poetica, ma si nutre anche della suggestione delle cose. Scriveva Vincenzo che nel suo studio ci sono tanti oggetti, rami, fiori, piume, oggetti sparsi, raccolti, come risacca, come la risacca del mare, no? Che quando il mare lascia sulla battigia le piccole cose che raccoglie nelle profondità del mare. Io ho un ricordo che mi piace rammentare anche qui. Dunque, il mio primo interesse verso l'arte è stato nei confronti dei collezionisti, del collezionismo, perché avevo dei pazienti che erano collezionisti, vuoi di arte, vuoi di reperti storici, comunque reperti cari anche proprio al loro immaginario infantile. E questo mi ha portato a raccogliere tante osservazioni e poi ad avvicinare i collezionisti d'arte, e sono andata a fare delle interviste ad alcuni collezionisti anche importanti, che poi adesso sono ancora nel cassetto queste cose, mi dedicherò forse più avanti, e tutti loro mi dicevano della fascinazione che ha l'atelier dell'artista su di loro e l'avidità proprio vorace che prende il collezionista, mi daranno conferma i due artisti, nel vedere il farsi dell'opera proprio, vedere la creazione nel suo momento sorgivo. Allora sono, a mia volta, sono andata a visitare alcuni atelier e mi ricordo di un episodio, l'ho già rammentato ma lo voglio ricordare anche qui. Un artista, sono andato nel atelier di un artista che era stato allagato perché era inverno, la neve si era sciolta ed era penetrata in questi locali che erano un po' sotto il livello della strada. Quindi ho camminato così coi piedi nell'acqua, e sulle pareti c'erano delle opere dell'artista, che è Alberto Storari, che rappresentavano delle barche, delle barche immerse in una nebbia, e mi ha fatto una impressione veramente indimenticabile, perché io vedevo queste opere sull'acqua proprio, ed era tutto così concreto. Mi sono resa conto che è questo con cui lavoriamo noi, la concretezza degli elementi che ci portano poi a creare. Ho un'altra cosa da dire, ma magari la dico in fondo. Lascio la parola a voi. Riprendo questa riflessione di Rosita, perché io ho avuto la fortuna di visitare l'atelier sia di Silvia che di Vincenzo. E mi ha colpito, al contrario di tanti artisti, quello che è una mia fantasia, ma credo corrisponda a realtà loro,
ambedue sono degli artisti che non producono molto. Proprio questo loro misurarsi col tempo, i loro lavori hanno bisogno di un tempo. Guardando i loro studi, vedendo, Silvia mi ha fatto vedere dei lavori che erano sommersi a proposito dell'acqua, Rosita, i tracciati di Silvia hanno bisogno anche di tempo immersi in acqua. Lei mi spiegava che proprio misurava al secondo quanto tempo un'opera doveva stare con certi pigmenti immersi. E mi ha colpito che, a proposito della produzione artistica e di quella particolare di questi due artisti, stiamo parlando di elementi come l'acqua, che Vincenzo abbia evocato Venezia. Sono mie libere associazioni, però hanno a che fare con il fatto che, all'opposto della voracità del collezionista, i due artisti, i nostri ospiti, non danno molto da mangiare. Sono felicemente lenti, se posso dire, e di conseguenza la loro produzione è a gocce, è misurata, e corrisponde, credo, anche a dei loro ritmi, ovviamente, interni. Qui però, prima di sentire loro, Luca, sicuramente potrai dire tu qualcosa al riguardo. Sì, grazie Tony. Gli inviti sono stati ovviamente molteplici. Vincenzo parlava prima di quel bellissimo libercolo, Fondamenta degli Incurabili, che io non riesco a non regalarlo a chiunque arrivi qua, perché è una specie di introduzione alla città e in un ritmo sospeso. Fra l'altro è interessante, è scritto da un certo signore di San Pietroburgo, quindi voglio dire, cioè, quindi la tua anche ibridizzazione di come certe sensibilità geografiche, quindi parliamo di spazi, si inseriscano nel tempo e producono qualcosa che non ha più luogo. Tra l'altro mi ricordo l'immagine anche che Broschi dava che Venezia si vede d'inverno quando le alghe sono congelate nell'acqua, no? Quindi c'è qualcosa che ferma il tempo attraverso una specie di acqua ghiacciata, no? Che forse, no, aveva una risonanza con la sua acqua di origine del San Pietroburgo e le assonanze architettoniche che anche quella città poteva avere. Ecco, questo ci riporta, l'altra assonanza è il tempo. Dici tu, faccio il tempo, per esempio, adesso io non sono nato a Venezia, anche se abito qua, ma la cosa che colpisce è anche il tempo che serve per percorrere il luogo. Cioè, tornando a Venezia, ovviamente Venezia come laboratorio, adesso la sto immaginando, visto che è stata presa un po' in causa, cioè ci riporta un tempo che è molto più vicino forse al tempo del poter camminare, quindi a un tempo più lento, adesso tu dicevi Tony, un tempo che chiaramente è meno delle macchine, ma è più declinato all'interno del movimento dell'essere umano. Ma per fare questo cosa ci vuole? Tornerei al tuo discorso iniziale del coraggio. Non è facile, quando tutto preme diversamente, poter avere il coraggio, che probabilmente sia Vincenzo che Silvia hanno, nel poter mantenere un certo pensiero e un certo modo di operare. Altrettanto intrigante le associazioni bellissime di Vincenzo prima, che richiamava la letteratura, da un certo punto di vista potrebbero quasi sembrare, ma non è mio
parere questo, stravaganti nel riportare l'artista a un suo livello intellettuale. Cioè da Homo Faber a Homo che usa la cultura e usa un approccio intellettuale. Ma questo modo, questo approccio, mi ricorda quando Bion diceva: ma io a un giovane psicanalista in training consiglio di leggere i poeti. Quindi, che sembrerebbe un paradosso, no? So che c'è anche insegna all'Accademia, eccetera. Quindi, leggere i poeti, ma sì, ma come, no? Ma devo imparare la tecnica, devo imparare come si fanno le cose, sicuramente sì, ma c'è quello che ha a che fare con il leggere i poeti, come lui citava prima, e inevitabile il ritorno da poieo, che in greco vuol dire fare. Quindi, cioè, se il verbo, no, poieo e ergasomai, ma noi rimaniamo a poieo, vuol dire fare, no, in qualche maniera attraverso la poesia c'è, no, il momento del fare. Poi mi arrendo davanti al bello, perché il bello, ecco, è tutte quelle cose che diceva, no, prima Vincenzo, e tutte le cose che dicevamo voi assieme, è quello forse è un concetto che può, ci può soltanto sfuggire, e difficilmente definibile, che ha avuto tante interpretazioni, ovviamente quella di tipo più psicanalitica ha avuto interpretazioni che si sono cambiate all'interno del tempo, cioè da Freud fino alla Siegel, Klein, Bion, sono cambiate, però ecco, questo rimane come elemento dell'umano. E le parole che stiamo usando, notavo prima, sono ricchissime anche di immagini. Quindi in realtà noi stiamo usando le parole, ma contemporaneamente stiamo usando le immagini. Quindi stiamo tentando di costruire attraverso le parole e le immagini la nostra opera. Ecco, quindi queste erano le mie associazioni libere riguardo a tutte le cose evocative che sono state dette. Torniamo a Silvia e Vincenzo. Io rispetto a quello al discorso che facevate prima nello studio, mi ha colpito alcuna assonanza con Vincenzo vedendo delle immagini proprio anche nel libro, il libro di Oltre la Tela, proprio tutti questi oggetti naturali, spesso, no? Queste bacche, queste foglie. E anch'io nel mio studio devo dire che è un po' disseminato da tutti questi oggetti, queste soprattutto cose vecchie trovate e che si depositano in vari angoli dello studio e in qualche modo prendono spazio dello studio, assumono una loro, adesso non so il significato, ma o l'evocazione che possono rappresentare appunto per Vincenzo, però per me è come se tutti questi oggetti che si accumulano e che sedimentano nello studio creino, sviluppino delle relazioni delle relazioni tra di loro e contribuiscono in qualche modo. Prima Rosita appunto parlava di questa dimensione dell'atelier, insomma intimistica, anche in cui credo ogni artista viva, e in qualche modo contribuiscono anche a creare una sorta di, non so, microcosmo in qualche modo, e possa nascere, ecco, dalla loro osservazione, che secondo me è molto, molto, ecco, una tematica molto importante, che almeno io vivo come molto importante nell'ambito della mia pratica, comunque dello studio dove passo molte ore, è quello di osservare, quindi non solo l'opera, ma anche appunto anche tutto ciò che è attorno all'opera, che in qualche modo è la casa, insomma, dove la stessa prende corpo e prende forma, perché anche tutti gli oggetti che in qualche modo si depositano nello studio, secondo me non si depositano a caso, e quindi nel loro depositarsi, in tutte le relazioni che possono innescarsi tra di loro, in qualche modo
secondo me risultano anche avere un ruolo importante proprio nella produzione poi dell'opera, che è altro, ma in qualche modo si contamina anche di tutto ciò che almeno io mi trovo a raccogliere durante le passeggiate, o comunque appunto nei mercati, piuttosto che altro. Una dimensione molto, secondo me, molto importante e molto, cioè, indispensabile, almeno, ecco, per quanto mi riguarda. E poi dicevate delle veramente belle parole rispetto ad un elemento che amo comunque molto, che è quello dell'acqua. È una città che altrettanto trovo estremamente affascinante, che è pervasa da questo elemento che secondo me genera sicuramente nell'ambito di quella città. A me evoca molto un'idea di sospensione, anche di imperturbabilità come elemento, diciamo. Ma allo stesso modo lo associo sempre a un qualcosa che brulica al suo interno, al di sotto. E quindi sempre a quest'idea di movimento, di incedere, di dinamismo che è proprio della vita, dell'elemento organico, dell'energia in qualche modo vitale, ed una relazione che trovo, ecco, estremamente interessante rispetto all'elemento dell'acqua è proprio la vicinanza di due estremi che sono importanti, che spesso, insomma, affronto nella mia ricerca, che sono quello di vita e di morte, perché sicuramente nel corso cioè anche, diciamo, scientificamente, biologicamente, ma anche nella narrativa, ecco, spesso e volentieri è un elemento che si associa alla rinascita, alla purificazione, comunque ad un essere vivi, a un elemento che è indispensabile comunque per la propria sopravvivenza, ma allo stesso tempo può essere anche proprio l'elemento che innesca, e Anthony prima appunto richiamava dei lavori sulle carte, quindi diciamo, un processo antitetico alla rinascita e alla vita e all'energia vitale, che è la decomposizione, quindi è tutto ciò che cioè l'immersione nell'acqua può determinare rispetto ad un corpo organico, e quindi è un pochino la sua antitesi. E la trovo molto, ecco, molto interessante come diversi elementi, prevalentemente organici, spesso, e un altro è la cera, avvicinino proprio degli esiti antitetici di vita e morte. Anche la cera, da un lato, ha tutte queste potenzialità preservative, insomma, anche nell'arte, anche nella stessa arte funeraria, era sempre stata un po' utilizzata, no? In qualche modo per rendere eterna una figura, o accompagnare, insomma, il morto in un'altra dimensione, pur conservandone la corporeità, eccetera. E quindi c'è tutta questa dimensione molto appunto, di preservazione, di tutela e di volere in qualche modo fermare la disgregazione, ma dall'altro lato c'è l'estrema fragilità. Prima parlavamo appunto anche del mito di Italo, di Dedalo, Icaro, della sua dissolvenza, quindi col calore, quindi con la fiamma, e quindi c'è, di fatto, ciò che protegge, ciò che può avere una grandissima forza in termini protettivi, di preservazione, ribaltandosi può essere la dissolvenza di tutto ciò che invece sembra essere particolarmente atta a garantire. E spesso, secondo me, ecco, queste cose antitetiche si trovano negli stessi elementi, e lo trovo anche molto interessante. Vincenzo. Vincenzo. Eccomi. Allora, per Luca, la poesia come formazione, la poesia in relazione all'Homo Faber, mi è venuta in mente immediatamente una riflessione che ho ascoltato in una conferenza di quello straordinario poeta lucano, Franco Arminio, il poeta del volume Cedete la strada agli alberi.
che in una conferenza, parlando della dimensione umana, dell'umanità, della poesia, ha detto una cosa che per me è stata fulminante proprio. Ha detto: bisognerebbe nelle facoltà di economia e commercio, nelle facoltà di matematica, bisognerebbe mettere una materia obbligatoria, studio della poesia, perché la poesia è il percorso privilegiato per la comunicazione umana, per la dimensione umana, no? Questo è meraviglioso. Quindi la poesia è l'homo faber, no? La poesia è il commercialista, sono una relazione straordinaria. Per Anthony il discorso sullo studio, sì certo, lo studio è fondamentale, io lo vedo, c'è una differenza enorme, enorme tra quando qualcuno viene a visitare lo studio e qualcuno invece altri, e lo stesso vede il lavoro esposto in una galleria. Ma questo è perché lo studio è lo spazio dell'anima, lo studio riflette in tutta la sua articolazione quello che è il nostro modo di essere, il nostro contenuto. Lo studio è lo spazio catalizzatore dove tutto quello che viviamo, tutte le nostre esperienze trovano poi il modo di addensarsi, di sommarsi e di produrre. Quindi qualsiasi angolo dello studio parla del nostro lavoro ed è in relazione con il nostro lavoro. Infatti anche per le esposizioni bisognerebbe in qualche modo riuscire a riportare questo, no? Io tante volte ho pensato e ho provato a esporre insieme ai lavori anche gli oggetti, magari dandogli una forma diversa, inglobandoli in delle resine, ecco, no? Per esempio questi fiori d'acanto, no? In questa resina tipo ambra, diventa sempre un discorso sul tempo, no? Questa idea dell'ambra, di questa gemma che si solidifica nel corso dei secoli e contiene degli elementi del passato reificati in un nuovo modo. E quindi sì, lo studio permette una visione e un rapporto con il lavoro dell'artista assolutamente privilegiato. Bisognerebbe sempre fare dei visit studio e riuscire a riportare il clima, questo spazio interiore dello studio, anche quando si presenta il lavoro in spazi esterni, nei musei o nelle gallerie. Sono stato molto breve. Rosita. Degli elementi che lui ha raccolto, no? Che quindi li porta alla dignità di opera d'arte. E mi veniva da pensare a questo come, allora, l'arte come capsula del tempo, che contiene non solo il contemporaneo ma anche il remoto e anche il futuro. Le opere vanno verso il passato, ovviamente verso il passato della storia dell'arte, ma vanno anche verso il passato personale, quello che si è, quello che si è stati, lì dove si è raccolto attraverso le vicende, le esperienze, le vicissitudini, le ferite, i dolori, le gioie, ciò che è proprio l'essenza di quell'essere umano. E l'artista può recuperare queste cose e trasportarle, rappresentarle, tradurle in qualcosa che poi raggiunge gli altri, creando una specie di simmetria. Questi siete anche voi, no? Vi faccio vedere ciò che c'è nel nostro animo, nella nostra storia, e quindi creo una relazione con il fruitore e il lettore delle opere d'arte che è fondamentale. Ma vanno, però io credo che vadano anche verso il futuro e in quello che saremo certamente, ma ho in mente in questo momento una capsula del tempo mirabile, che è quella dell'arte rupestre. Pensiamo alle grandi cattedrali dell'arte, Altamira, ecco, questa l'arte dei nostri dei primitivi, dei nostri progenitori, è un'arte che è assolutamente leggibile, intuibile, che ci rappresenta l'uomo
che le ha create, gli uomini davanti alle quali si creavano riti, rituali, probabilmente, no? Le scene che hanno accompagnato quelle opere d'arte. A me viene in mente, l'ho anche scritto nell'articolo, vengono in mente le mani che sono dipinte su queste pareti, che sono mani che sembrano salutino, sono mani in movimento, vibranti, e sembrano proprio dei frame di video, incredibilmente. E poi sono, pensando ai nostri progenitori, come persone certamente non a livello di civiltà nostra, invece vediamo che assolutamente queste mani sono di impronta fine, sono piccole, non sono grossolane, no? E sono espressive, estremamente espressive. Molte persone che si sono trovate a tu per tu con queste mani, prima che chiudessero naturalmente queste cattedrali dell'arte preistorica, avevano la tentazione di avvicinare la propria mano a queste mani, per sentirsi in contatto con gli antichi. Questo è molto suggestivo. Crea una simmetria attraverso i millenni, che ci cattura davvero, che ci emoziona tantissimo. Parlano, sono mani che parlano. Io vorrei introdurre alcune riflessioni di un artista a me molto caro. Sconfino un attimo nel personale, ma un lavoro. Sapete che mi occupo anche di traduzione letteraria, è un lavoro mio di traduzione recentemente è stato generosamente compensato con un autoritratto di Music a proposito anche di Venezia. E ho trovato un suo libro a proposito di conversazioni, ma questa è veramente un'intervista di quelle botta e risposta, ma anche perché lui era personaggio molto reticente, si chiama Dialogo con l'autoritratto. A proposito della poesia, gli chiedono, oltre alla pittura, che cosa la stimola? La letteratura, che mi dà un impulso e mi comunica la voglia di fare. Quando lavoro non posso né leggere né ascoltare musica che chiedono piena partecipazione. Queste grandi personalità dell'arte assorbono tutta l'attenzione e posso occuparmene unicamente nei periodi di non lavoro. Poi, a proposito del tempo, di quell'oggetto stupendo dell'Ambra che ci ha fatto vedere Vincenzo e che Rosita ha ripreso, dice Musici a un certo punto: in fondo ciò che è davanti a me non è qualcosa di nuovo, ma è simile, se non identico, a quello che porto con me da sempre, forse fin dall'infanzia. È qualcosa che ogni tanto, e qui penso ai processi sia di Silvia che di Vincenzo, è qualcosa che ogni tanto sbiadisce, minaccia di andarsene. E allora per farlo uscire rinforzato e fresco ho bisogno in quel momento di un nuovo impulso, di un aiuto, di un nuovo vedere. E infine, e qui una mia domanda per Vincenzo e Silvia. Il pittore, per essere un vero artista, deve anche essere terribilmente egoista. È l'unico caso in cui l'egoismo può essere tollerato. Deriva dalla necessità di concentrarsi in se stesso scartando cose e persone. Se un artista si concedesse a chiunque, e qui penso alla generosità vostra nell'avermi accolto, se un artista si concedesse a chiunque sarebbe un artista finito. Verrebbe inevitabilmente sopraffatto dall'esterno. Lascio a voi.
Sì, penso che sicuramente, cioè, hai detto delle cose veritiere rispetto, cioè, penso che sia estremamente importante la dimensione della concentrazione nella propria ricerca, ma questo un po' credo che non riguardi poi solo gli artisti, poi non so se ho inteso bene l'accezione cui facevi riferimento di questo approccio appunto egoistico nel senso di eliminazione, mi sembra di aver capito, di tutto ciò che può in qualche modo interferire e quindi può distrarre rispetto al risultato. Penso che ci sia tutta una parte, ecco, vera rispetto a questa affermazione. Penso anche che non debba adesso personalmente essere esclusiva, nel senso che può essere anche utile, può essere proficuo e sicuramente estremamente importante anche la relazione, quindi comunque l'accoglimento e l'ascolto di input esterni. Ovviamente tutto ciò non esclude il fatto che sicuramente un rigore, una chiusura, chiudersi nello studio, concentrarsi e isolarsi sia. Silvia è scomparsa. Silvia è Vincenzo, vuoi scomparsa. prendere tu la parola così almeno garantiamo una Tutto? Sì, continuità? certo. Sì, infatti Anthony, io mi sento un artista sopraffatto, perché sono una persona che si è estremamente disponibile invece, e anche con i miei studenti e con grande discapito, con grande fastidio anche da parte di mia moglie, giustamente, no? Io sono sempre disponibile nei giorni festivi, nei giorni di Natale, nei giorni di Capodanno, rispondo continuamente e mi do a qualsiasi tipo di richiesta esterna, generalmente sempre con slancio. Poi dopo me ne pento, ma all'inizio il primo gesto è quello di dire sì, no? Sono aperto verso il mondo. Però è anche vero che c'è una sorta di duplicità in questo, perché mentre mi sento aperto verso il mondo in una dimensione quotidiana di disponibilità per le cose semplici, in realtà sono sempre concentrato su me stesso, e in questo trovo l'egoismo, nel senso che è una forma di io so che sono chiuso nel mio mondo, anche quando mi apro verso l'esterno, sono sempre completamente chiuso nel mio mondo e soffro in vacanza, soffro quando devo fare altre cose, perché in realtà è una questione complessa da analizzare, Anthony, guarda, assolutamente. E Silvia l'abbiamo Sono persa. d'accordo. Sì. Assolutamente da analizzare, guarda, c'è un dualismo, perlomeno in me, clamoroso da questo punto di vista. Prima di dare la parola a Luca, Busic dice a un certo punto, e sembra quasi ciò che stai dicendo, dipingo per me perché lo devo fare. Per me è un po' come respirare. Se mi vietassero di dipingere, mi toglierebbero l'aria. Esisto solo in funzione di ciò che dipingo, ma a cosa dipingo non ci penso mai. Luca, vuoi? Sì, mi inserisco molto Ah, volentieri. Luca, dico un'ultima cosa. Rosita, credo che ti troverò d'accordo. Anche nella formazione degli psicanalisti, se si leggesse un po' di poesia in più, non sarebbe una cosa cattiva. Comunque, oggi più che mai. Vai, Luca. Era quello che suggeriva Bion, no? Di leggere poesia. No, mi inserisco al volo. Siccome allora, Vincenzo adesso diceva una cosa interessante riguardo alla tua provocazione quasi dell'egoismo dell'artista, no? Allora, questo mi ha fatto pensare associativamente a quando, parlando dello studio,
parlavate di alcuni oggetti catalizzatori. Allora ho pensato come, facendo la mia fantasia di non artista, come certi oggetti catalizzatori presenti nello studio, nella loro apparente irrilevanza, in realtà potessero rimanere come dei testimoni di presenza. Cioè come proprio la funzione appunto che hanno i catalizzatori. I catalizzatori favoriscono un processo, ma rimangono attivi per favorirne ancora un altro. Quindi sì, sciolgono, si lasciano usare per poter poi creare e ricreare nuovamente. Allora pensavo quanto nella figura dell'artista, tentando di avvicinare la complessità che adesso diceva Vincenzo, non so più neanche io cosa sono, ecco, quanto pensavo questo elemento di catalizzatore potesse anche essere non soltanto legato a quegli oggetti che ti tengono in vita nello studio, ma anche a te stesso nel processo di dare e di rimanere, non so come dire, no? Cioè di avere questo passaggio di un processo, nel processo artistico. L'altra immagine che mi tornava era quella bellissima immagine che ci dava Rosita delle mani, no? Nei graffiti rupestri, e mi riportava a quando Silvia prima nel suo discorso mi sembrava che accarezzasse continuamente attraverso il sedimento, attraverso le contaminazioni, la cera come elemento trasformativo, ma anche parlava della cera negli atti o nei rituali della morte. Cioè di quanto questo elemento della morte fosse copresente all'interno della trasformazione. E come i sedimenti, io avvertivo come una sensazione, come se Silvia continuamente dicesse sì però si trasforma, sì però c'è la morte sempre qui di fianco, ma c'è anche la vita che continua. Allora lo associavo a quelle mani di cui Rosita parlava, come se quelle mani dei nostri progenitori non fossero altro che un passaggio generazionale della vita che non continua ovviamente individualmente, ma continua attraverso le generazioni, e attraverso le generazioni si passa continuamente qualcosa. Allora quello era veramente straordinario, perché la cera diventava in questo modo una sorta di sigillo, un glifo e un sigillo che trasforma, ma anche diventa qualcosa come la cera lacca, che viene a fissare un passaggio, quindi la cera e la cera lacca assieme. Questo, tornando dice, al labirinto e alla cera e alle ali di Icaro, fatte da un padre amoroso ma leggermente incauto, a dare un passaggio nuovamente al ritorno di quanto anche in quell'immagine si ritornava ad un passaggio generazionale. Un passaggio generazionale molto complesso, molto difficile, rapporto padre-figlio, che come sappiamo ha avuto anche una sua particolare articolazione. Ecco, quindi questi erano gli elementi che, cogliendo sia il discorso di Rosita, il corso di Vincenzo e di Silvia, mi sembrava che potessero andare insieme in questa serie di passaggi proprio, no? Che le opere ci danno, ci offrono. Siamo addirittura d'arrivo. Tania mi comunica che ci sono dei commenti, delle riflessioni di chi ci ascolta e ci vede, quindi passo la parola a Tania e vediamo. Sentiamo qualche domanda dei nostri interlocutori invisibili. Allora, domande non ce ne sono, però ci sono tantissimi apprezzamenti e alcune riflessioni, ne leggo due o tre in particolare. Riflessioni molto interessanti sul lavoro artistico, sui concetti di tempo, liturgia, memoria, sull'emozionare ed emozionarsi. Abbiamo bisogno di momenti come questi di confronto, grazie. Un'altra nostra ascoltatrice invece dice: interventi interessanti tutti, il tema dell'acqua è immediatamente evocativo e quindi penso che si riferisca al discorso che fece Silvia. E in ultimo, interventi davvero poetici ed evocativi, grazie a tutti, in particolare a Silvia e Vincenzo, mi avete riportato alle parole di Pablo Dors, l'anima umana si nutre solo ad un ritmo pacato, grazie a tutti. Ovviamente se poi qualcuno volesse
in questi ultimi istanti porre delle domande, lasciamo un margine di tempo di qualche minuto. Io ovviamente non posso che ringraziare di essere stati miei ospiti. Davvero, davvero molto interessante, anche perché adesso, Anthony, correggimi, quanti incontri abbiamo fatto finora con gli artisti del libro? Quattro, mi pare. Ho avuto modo di conoscerli bene dalle loro conversazioni, dalle domande che sia tu che Luca avete posto, molto intense, perché ovviamente io da esterna che con l'arte purtroppo, sì, ho a che fare, però ho a che fare con i libri, quindi parliamo di altro genere di cultura, magari molto simile, ma qui, io mi ritengo più una tecnica come casa editrice. E quindi è bello andare al di là dell'opera d'arte e comprendere cosa si cela dietro il cuore di ogni artista, perché poi è così alla fine. Ecco, un'altra signora dice grazie, che bel Sunday morning. E quindi abbiamo dato un bel buongiorno a tutti quanti. Penso che a questo punto non arriveranno altre domande, ma solamente molti apprezzamenti. E quindi ricordo che chi vuole continuare la conoscenza di tutti gli artisti può trovare il libro Oltre la tela, conversazioni sulla pittura in tutte le librerie sia online che fisiche. E chi invece volesse addentrarsi in uno spazio in cui l'arte si unisce, ogni forma dell'arte si unisce al dialogo, può visitare il Castello 925 a Venezia di Luca. Grazie a tutti e non so, Anthony, vuoi dire qualcosa tu per chiudere? Sì, ero quasi tentato, ma Silvia c'è quella. Sto ripensando all'inizio, all'apertura e alla chiusura del libro. All'inizio del libro, Marco Stefanucci, carissimo amico che ci ha sostenuto in tutto il progetto, quando si trattava della tecnica, molto gelosamente diceva di come sarebbe difficile per un artista divulgare i propri segreti, e si è chiuso con Silvia, che invece con una generosità assoluta invece dice di quello che coinvolge il suo lavoro. E io leggerei soltanto per chiudere un paragrafo del lavoro di Silvia, che credo sia paradigmatico, al di là della sua produzione, però per dare proprio questo senso del tempo, della perizia, della minuzia, dell'attenzione, che a tanti di noi fruitori del prodotto ultimo non vediamo. Quindi saluto tutti, ringrazio tutti e leggo solo questo paragrafo di Silvia che credo sia opportuno. Nei tracciati in cui l'attenzione ricade sul processo di macerazione della carta, la carta su cui intervengo è una superficie sulla quale il tempo ha già avuto il modo di agire autonomamente, sebbene in maniera impercettibile. Il primo intervento cromatico che realizzo avviene tramite una velatura monocromo sul retro della superficie. Dopodiché la carta viene piegata su se stessa più e più volte, comprimendosi. Successivamente iniziano i bagni reiterati. La carta viene immersa in una vasca in cui disciolgo terre, ossidi, pigmenti. Viene monitorato il tempo di immersione in termini di secondi. Una volta che la carta viene estratta dal bagno, inizia una fase molto delicata, quella dell'apertura al ritroso delle piegature e della susseguente asciugatura. Prima del successivo bagno, la carta aperta viene stirata e, se necessario, curata, eccetera, eccetera. È una poesia soltanto il processo a cui sto pensando, e chiudo. Avremmo forse potuto chiamare questa serie di incontri Dietro la tela, e
e veramente ringrazio tutti, a partire da Tania, la casa editrice, per arrivare a tutti gli artisti, a Rosita, a Luca, perché è stata una lunga cavalcata che con questo incontro, almeno a livello virtuale, chiudiamo. Poi il libro volerà con le sue ali, uscendo dal labirinto, se ne avrà la forza. Quindi grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Ciao a tutti.